Facciamo una ricetta bella e soprattutto la preferita della mamma, perché domani è la festa della mamma, quindi ciao papà. Bene, domani è la festa della mamma, quindi ciao papà. Allora, vieni papà che così spieghiamo intanto come si fa questa ricetta, perché facciamo il croquembouche. Cosa sono i croquembouche? Sono delle sculture, perché sono vere e proprie sculture. No, beh dai, quando le fanno in Francia sembrano vere e proprie sculture. Va bene, ma noi non ci azzardiamo a fare cose e così. Sono delle sculture di Bignè e Caravello. Ora, non aspettatevi di vedere quelle cose che immaginate. No. Noi facciamo una cosa casalinga. Quindi abbiamo già preparato la crema pasticcera. Ok, che se andate a vedere in alcuni video l'abbiamo già fatta. Abbiamo già preparato i bignè. Idem, stessa cosa della pasticcera, quindi andate a vedere i video. Questi li abbiamo fatti noi, Guardate che belli. Belli morbidi, vuoti all'interno. E qui ci sono invece gli ingredienti per fare il caramello, per fare le varie decorazioni, che sono 350 grammi di zucchero e 150 grammi di acqua. A me sembrano delle proporzioni un po' esagerate. Sì, io zucchero ne metterò meno, però cominciamo a mettere l'acqua in un pentolino. Ok. Di solito mi sembra di ricordare che le proporzioni fossero tanta acqua e tanto zucchero. Quindi qua lo zucchero secondo me è un po' tanto. Io comincio a mettere la metà di questo. È vero che gli parlava di caramello all'acqua, no, che qui sia. E cominciamo a farlo bollire. E dovremo farlo bollire fino a che assumerà il classico colore del caramello. E la classica consistenza. Esatto. E poi faremo una decorazione molto semplice. Nel frattempo però dobbiamo fare quella che è la struttura. Okay. Ci sono due modi. Allora, quello, uno, poi prendete un piatto da portata e quando avrete riempito i vari bignè, avete fatto i vari bignè, potete semplicemente appoggiarli a cerchio e poi costruire quello che è il cono, intervallandoli uno sopra l'altro e cercando di dare una struttura che regga. Okay. Poi mettendo il caramello sopra, questo aiuterà a incollare tutto e tenere insieme. Siccome non siamo tutti ingegneri, e quindi uno può essere che magari dia la struttura una stabilità poco salda, io vi consiglio un trucchetto che è veloce, casalingo, però vi consente di realizzare una struttura che regga. Prendete un cartoncino, disegnateci un semicerchio, non serve che lo facciate con il compasso, piegate a metà, potete fare così, e poi disegnate un semicerchio. Beh, così, fa niente se non è preciso, Poi quando lo appoggiamo sul piatto lo aggiustiamo. L'importante è che faccia una struttura che possa reggere il peso dei bignè, perché ripieni di crema chiaramente diventano pesanti. A questo punto questo lo avvolgete e la magia è fatta. Ecco. Resta di stucco un barbatocco. E avete ottenuto un cono, magari qua, aspettate, lo ripiego così prende un po' di più la dimensione. E qua regolatevi in base alla dimensione della struttura che volete realizzare. Io ne voglio fare una piccola perché ho un bel po' di bignè ma non sono tantissimi. Quindi direi che una dimensione di questo genere può essere sufficiente. Ok. Come facciamo? Con un pezzo di scotch oppure con la graffettatrice, magari una bonda, perché sennò poi se si stacca diventa un dilemma. Ecco. Adesso vedete? Io faccio anche un'altra cosa. Metti un bel pezzo qua. Ecco, giusto per essere proprio... Fatta questa struttura, che è semplicissima, voi vi dovete un po' vi dovete regolare per capire se i bignè che avete sono sufficienti per fare tutto quello che può servire per coprire. Nel nostro caso è troppo alta, quindi cosa facciamo? Semplicemente la tagliamo e andiamo a togliere quello che secondo noi
risulta essere in abbondanza. Ok. Così, molto semplicemente. Vedete, diventa un cono molto più basso che può andare via. Secondo me è fin troppo basso. No, no, no. Anzi, mi stai cominciando a bollire. Anzi, qua ce ne vogliono tanti di binì. A questo punto, siccome il cartoncino deve andare a contatto con il cibo, okay, e quindi non è salutare, noi cosa facciamo? Prendiamo della carta, quella pellicola trasparente, e lo avvolgiamo. Così, quando sarà pronto, se vogliamo proprio fare i fighi e la struttura è fatta bene che regge, potete alzare la struttura, togliere il cono e presentarlo senza il cono all'interno. Sottolineiamo, la struttura deve essere molto salda per fare una roba del genere. Esatto. Perché se la tirate su e non è salda... Se no, lo lasciate lì e man mano che togliete i bignè si vedrà il cono. Quindi non è un nostro problema. Il caramello sta cominciando a bollire. Ok. Abbasso la fiamma, sì, e lo lascio andare. Vale. Allora, a questo punto prendiamo la parte sacca poche di queste tipo usa e getta, poi vedete sì, voi. Quello che avete voi in casa. Tagliamo bocchetta d'ago. Bocchetta d'ago perché dobbiamo riempire i nostri bignè. Un po' se riesce a infilarlo dentro, bene. È un po' stretto, E beh, meglio perché se poi esce la crema attorno... no, ma così è un po' troppo stretto. Fa vedere. Non è mai stretto abbastanza, no. Va bene. Poi risvoltate, come al solito, la vostra sacca poche. Andate a prendere... Sonia, ciao! Ciao, la riempite con la crema pasticcera che avevamo preparato in precedenza. Ok. Ricordatevi che per fare i bignè deve rimanere giù bene, ce n'è molto molto morbida è la crema pasticcera. Sì, non fate una crema pasticcera troppo dura. Se l'avete fatta cuocere troppo e quindi la pasticcera dopo che l'avete fatta raffreddare in frigo risulta troppo dura, prendete o della panna montata, un pochino, un paio di cucchiai di panna montata e la mescolate, diventa crema chantilly. Oppure mettono un po' così casalingo, prendete uno o due cucchiai di latte, insomma quello che può servire, un po' sporto, sì, e la mescolate, tieni un po' che mi sono sporcato, l'ho messo sulla mano qua, e con il latte la fate ammorbidire. Perdonateci. Dopodiché, voi, chiunque ci stia guardando, se siete pasticceri, perdonateci. Sì, questa è una cosa casalinga, no? Allora adesso dobbiamo riempire i bignè. Secondo me scoppia. Perché? Non so, perché ho questa impressione. Dovrebbe, se regge, questa è un po' casalinga, è un po' di plastica però, ecco qua. Allora dovete prendere un bignè, poi lo forate con questo e andate a riempirlo. Io non so, probabilmente è una cosa mia, ma mi vedete queste bocchette tutte storte? Non lo so, ma ho sempre il terrore che si aprano. Ah no, allora bisogna schiacciare, questa qui mi è presa una che è molto lunga e ha una, come si chiama? Una bocchetta molto piccola. Se questi tu la leggi, no, ho fatto un buco qua. Questi questa cera, questa passava al convento. No, ne ho un tot, lei sceglie quella che è meno adatta, ma comunque riempite bene il bignè con la crema pasticcera, vedete così? Certo che sta uscendo. Poi già riempite tanto, poco, quello. Questa è una vostra scelta. Ecco, sta a voi sceglierlo, eh. Noi abbiamo tanti bignè, quindi magari non ne riempiamo tantissimo in uno. Adesso vi faccio vedere, no? Questo è il primo. Lo posizioniamo così. Poi passiamo al secondo. Cercate di mettere, se sono come questi che hanno la punta rivolta verso l'interno. Capite perché ci vuole una crema pasticcera che sia abbastanza morbida? Perché in questa fase, se noi mettessimo... No, aspetta. Se noi mettessimo una crema pasticcera molto dura, faremmo una fatica boia e rischieremmo di rompere la sacca poche. Esatto. Invece così, se la crema pasticcera è abbastanza morbida... Guarda, non ci basta tutto se facciamo così, Tu sentite anche dal peso, sì, fa sentire? No, sono leggerissimi. Infatti. Allora, stavo guardando, deve bollire ancora parecchio. Tenete conto che se li riempite completamente la crema pasticcera è molto morbida, di colpo vi rendete conto che in mano pesa. In mano è un po' più pesante.
Questi sono molto vuoti, quindi... Sì, i nostri sono venuti belli grossi, eh. Allora, io aggiungerei ancora un po' di zucchero intanto che sta bollendo. Al caramello. Al caramello, perché... ne ho bisogno un bel po', perché devo fare una bella struttura. Poi, togliamo il nostro terzo vignè, lo riempiamo con la crema pasticcera. Ok. E continuiamo così. Perfetto. Noi addirittura a scuola usavamo la siringa perché veniva più comodo. Sì, beh, dovete usare il com'è vuoto. Vuotissimo. Vuotissimo. Noi usavamo la siringa perché era un po' più comoda proprio a livello di... Ecco, qua ci deve essere un grumo, per esempio, e la sacca poche adesso fa fatica. Speriamo che sia. No, sta uscendo. Sì, qua sta uscendo anche l'aria da sopra, nel che giro un po', se no non riesce a fare abbastanza pressione. Vedete così? Ah, ok. Eccola, il nostro bignè. Io per esempio i bignè non li amo troppo pieni di crema. Perché? No, ma tranquillo. Brillantemente pulito sulla bianca. Dobbiamo riempire i bignè. Allora, così. Natalia, se lo faccio io sono maldestra. Se lo fa lui dobbiamo... Non abbiamo tempo. Certo, eh. Notate la mia... non so neanche come chiamarla. Com'è? Non vedo. Sì, sì, il mio similorto... È mezzo morto per fare rima. Allora, tanto per farvi capire. Su tutte queste piante, visto il mio pollice verde, ne sono sopravvissute due, che sono la menta e il peperoncino che sta crescendo. Per il resto... Aspettate, tieni, vado a prendere un stuzzichino perché ci deve essere un grumo. Perché la cosa è stata che, adesso guardate come faccio scoppiare, nei vasi di vetro non si dovrebbe bagnarli tantissimo. Io non avevo il senso della quantità, non avevo e non ce l'ho, e cosa è successo? Che li ho bagnati tutti i giorni e probabilmente più di quello che avrei dovuto. E cos'è successo? Che pian piano ho cominciato a vedere il basilico andare giù, l'origano andare giù, l'erba cipollina. Ecco, trucchetto, se succede che un grumo ostruisce la vostra sacca poche, non usate però lo stuzzichino dalla parte della punta, perché rischiereste di bucare quello che è poi la plastica, no? Mia, infilato dall'altro lato, ok? Mia! Vieni qua, che saluti! Vieni qua! Ciao! Andiamo avanti a riempire. Se n'è andata! Se riesco dopo ve la faccio vedere. Sì, abbiamo ospiti stasera. Una cagnolina di nome Mia. Esatto. Ecco, non so se si sente l'abbaio. Tra l'altro c'è Gigi, poveretto, che l'ha vista, che era molto piccolo, probabilmente non se la ricorda, adesso l'ha vista, si è attaccato a me tremando. Ok, là sta bollendo. Adesso ho chiuso la porta della mia camera, lui è dentro, sotto al letto, che sta... avrà paura, poverino. Povero Gigio. Ma esce, perché io faccio una fatica boia. Quindi laggiù si esce. Tu regolati col peso, eh? Basta. Quindi disponete, vedete, i bignè attorno a quello che è il cono. Esatto, adesso noi ve ne facciamo vedere un po', poi vi renderete conto. La sentite? Sì. Ciao. Ma è leggerissimo, non c'entro niente. Ciao, io sono Mia. E lui è Charlie, che è saltato su. Vabbè. È adesso. Questo è stato un intervallo. Adesso andiamo, mangia a riempire. Vieni, andiamo. C'è stato un momento. Ecco, momento animali. Com'è? Non so che cosa hai preso, ma è durissimo, faccio una fatica. Hai comprato tu quel
No, questo. È quello, dico, l'hai comprato tu, non io. Ci metteremo una vita e mezza per riempirli così. Però esce. Sì, sì, ma ha un arco piccolissimo. Manco dovessimo fare il vaccino con questo arco. Lui non ha idea di come funzionano le siringhe, basta. Sì, ma per la pasticceria sì, però. Questa in teoria sarebbe, sentire. Sarebbe quella. Non c'è dentro niente. Papà, non ci basta. Guarda che ce n'è parecchia, eh. Se ne mettiamo un goccino così, avanziamo. Vogliamo vedere chi ha ragione? A fine di tutto, quando metto il post, ti farò sapere chi ha ragione. Ok, top. Basta. Lì sta bollendo, ok. Cercate di prendere sotto quelli un po' più cicci e sopra quelli un po' più piccoli per fare una bella, una cosa armoniosa. Poi per prima cosa mettete quelli che sono perfettamente rotondi, delle belle palline o completamente rotonde, poi quelli che vengono un po' più sformati. No, aspetta, non vieni via, voglio solo vedere se esce. Sì, uscire esce. Però ne esce talmente poca alla volta. Queste qua, questa bocchetta qua interesserebbe per fare il croissant. Perché è molto piccola e devi bucare la pasta sfoglia. Esatto, però e ci va una cosa molto più liquida. Io non trovavo l'altra e quindi. È perché prepara tutto all'ultimo minuto, no? E quindi poi non trova le cose. Sono andata poi a comprare le sac à poche. Allora, vediamo un po'. Intanto il caramello sta bollendo. Ok. Deve diventare prima sciroppo. Poi da sciroppo diventa caramello. Ok. Piano piano esce. Intanto io sono andata avanti con i pallet e sto preparando il divanetto. Perché? Perché l'idea era di preparare prima il tavolino. Poi ci ho pensato che il tavolino deve avere la forma di un vetro di cristallo bellissimo. Ancora? Sì, di un vetro di cristallo stupendo. Che è però un'altra forma, quindi devo mettermi a tagliarlo, ma io non sono capace perché va a finire che mi trancio una mano, quindi aspetterò papà. Mi arriva. Voilà. Mi fa male addirittura la mano. Ma voi lo faccio io? No, dai. Il primo giro vedete che è preparato. Quindi andiamo in su. E andiamo avanti a mettere la nostra bella crema pasticcera. Esatto, all'interno. Vedete che adesso ho preso quelli un po' più piccoli. Ciao mia, è ritornato l'ospite. Dimmi tu, ti senti il peso? Sì. Senti il peso? Basta. Voilà. Tenete conto che anche qui il peso, man mano che andate su, deve diminuire. Beh, insomma, in teoria dovrebbero essere tutti uguali i nostri vignetti. Però se volete farli più leggeri quelli sopra, diciamo che un ingegnere vi darebbe ragione, meno peso sopra, meno pesantisce la struttura. Io li facevo meno pesanti a scuola quelli sopra, perché visto che io non sono un ingegnere, si vede, li facevo crollare tutti. Basta. Voilà. E facendoli crollare tutti andava a finire che era un disastro. Quindi questo che è piccolino sarebbe stato meglio metterlo. Basta. Metterlo sopra. No, questo però è schiacciato quello cristiano, sopra è brutto. Ho capito, però lì poi ti ritrovi con la lascio da parte. Continua con questi qua belli grossi che sono più uguali. Vedi, in questa maniera, con la forma del cono, diventa una struttura carina da vedere. Esatto. Se lo basti, ce l'ho sotto il naso. Tocca vedere la. Ecco, brava. Controlla. Ma non è uscito da qua, è uscito dalla sac à poche? È uscito dalla sac à poche? Mi sa di sì, guarda, da qua, non è uscito da lì. Visto? Aspettate, che puliamo, non fa un disastro. C'entravo, questa volta non c'entro niente io. Si vedete, a fuori di rompere, cioè di schiacciare troppo forte, la sac à poche si rompe. Va bene, andiamo avanti e vediamo se riusciamo a evitare, sì, sarà dura lì, eh. Vedo di schiacciare un po' meno. Vengo io. Controllo che sta da lì. Basta. Ok, basta.
di essere un po' meno forte nello schiacciare. Buona tra l'altro questa lamatrice. Vedete perché è importante avere l'attrezzatura giusta? Me lo tieni più basso perché ce l'ho sotto il naso. Se me li metti un po' in bocca fra un po' questi vignè. Ok. Direi basta. Voilà. Avanti. Questo qua mi piace. Comincia a imbrunire, eh? Si sente anche dal profumo. Ok. Sto un po' più distante. Sto ancora sotto il naso. Capita che i vigni magari si forino sulla parte sottostante, però di solito fanno due sacche, una sotto e una sopra. Cercate di mettere la crema nella sacca superiore. Esatto. Così non esce dal vigni. Voilà. Vedete che io cerco di aprirglielo? Sì, però non devi fare troppo perché sennò poi la crema esce dal vigni. Però io faccio questo movimento in modo tale che troviamo il punto debole del bignè e mettiamomi dentro la sua. Lo abbassi? Oh, mamma mia. Basta. Non la vedo nemmeno uscire. Sì, io sento il peso che cambia. Quindi ho bisogno di uno piccolino. Che buona, eh? Io non ho capito il giro che ho fatto. Se poi ti dai anche una mossa, scegli dei vignè. Ma non ho capito che giro pazzo. Devi appoggiare dove c'è lo spazio. Non so, però... No, guardate, è un disastro, via, lascia fare a me, spostati. Allora, questo lo mettiamo qui così. Questo lo mettiamo qua, che appoggia. Questo lo mettiamo qua, che livella. E adesso il prossimo, ce n'è già uno pronto. Ma questi che l'abbiamo tenuto da parte? Per niente, però qua come spazio ci sta e quindi lo mettiamo e andiamo avanti. Se no alle 10 siamo ancora qua a mettere le crema. Ma qua c'è già il buco. Lì stai cominciando a diventare ben caramello. Infatti non ho sotto il naso. Mi viene spontaneo tenere le braccia in alto? Sì, ho capito, però uno che deve lavorare. Ti dico sempre, una cosa si dice una volta, la seconda è già troppo. Dico solo uomo, voi donne mi capite. Va bene, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Esce da questo foro qua. Adesso tiriamo su. Vabbè, andiamo avanti a fare le vignette, sennò qui non finiamo più. Basta. Ok. Allora, il caramello, direi che è anche pronto, non siamo pronti due così vignè però. Per via di sta sacca qua, cioè di questa sacca, di questa siringa che è scelta troppo piccola. Basta? Secondo me è leggero. Tu me li apri qua completamente. E questo si è aperto. Sta arrivando Charlie. Ok. Attenzione mica che lecca la crema pasticcera. Basta. Ok. Andiamo avanti. Perché questo è tutto. Ok. Se no appoggiali lì, poi ci... Ecco. Stavo dicendo appoggiali lì prima che li fai cadere. Poi pensiamo dopo a fare la struttura. Dov'è il foro? Andiamo avanti a fare i nostri meravigliosi. Ok. Notate che non sta tenendo ancora qua, eh? Non vorrei dire, ma. Guarda, c'è il buchino. Adesso mi sono sporcato tutto di crema. Se non vi basta la crema, sta bruciando. È vero. Allora, scusate un attimo, ma mi appoggio perché ho le mani tutte sporche. Non riesco a lavorare così. Un pochino
gli occhi, e, devi guardare. Eh no, devi dare un pezzo di cortex. E quindi adesso tiriamo su qua. Ecco, allora, il caramello sta bruciando, si sono sposti. Allora, dicevo, se non vi basta la crema pasticcera, prendete della panna, la montate e usate la panna. Oppure, se invece volete usare proprio solo proprio la crema pasticcera, prendete la vostra crema pasticcera, la togliete dalla sac à poche, la mettete in una ciotola e ci mettete la panna, in modo tale da creare una chantilly, allungarla e farne di più. È un lavoro lungo, io preferisco magari farne un po' quella cosa, con la crema pasticcera. Oh, buono! Allora, il caramello chiaramente deve avere questo colore. A questo punto il cono non è finito, ma vabbè, voi avete capito il sistema, no? Allora vediamo di sistemare almeno questi che abbiamo fatto. Vediamo un po' questo, potete mettere di qui. Allora, il trucchetto qual è? Che una volta finito il cono, voi dovete prendere il caramello e farlo colare sulla struttura. Allora, un trucchetto può essere quello intanto di farlo colare così nella parte interna, in modo tale da incollare i bignè uno tra loro, no? Poi, in base ai gusti, perché ci sono quelli che magari gli piace il caramello e glieli vogliono ricoperti di caramello, ci sono quelli che invece non amano molto il caramello e quindi lo preferiscono meno ricoperto. A quel punto, una volta finita la struttura, adesso ve lo faccio vedere anche se non è finita, potete fare una cosa di questo genere qua. Prendete o un cucchiaio o una forchetta e farlo colare a fili. Adesso non è ancora un po' troppo liquido. Deve solidificare un po'. Ecco. Dovete farlo solidificare, cioè farlo cuocere ancora un pochino e poi, facendo così con la forchetta, vengono proprio i fili, creare dei fili, che è quello che vedete poi su internet se li andate a cercare. Esatto, adesso dovrei farlo cuocere ancora un po', ma non per la diretta non posso stare qua ancora molto. Comunque io questa volta invece dei fili ricoprirò tutto di caramello. Va bene. Allora, io qua vado avanti perché sennò non riesco. Avete capito bene o male la struttura, eh? Vi lasciamo perché sennò siamo già arrivati a 15 minuti, 18 minuti, non 20 so, minuti. 20 minuti, sennò non diciamo fatto non la sera. Non riusciamo più. Ci vediamo. Buona festa della mamma. Esatto, dopo sarà domani con la foto e va bene, buona festa della mamma a tutti. Ciao. Ciao.